Cari amici di Viva la Moto, ben ritrovati, un saluto da Duccio. Lo vedete, oggi sono insieme alla nuova Suzuki GSX 8S. Andiamola a scoprire insieme. Ed eccola allora la nuova naked di medie cilindrate di Suzuki. Vedete linee decisamente taglienti, affusolate, un anteriore molto personale con gruppo ottico su due livelli. E se siete d'accordo, iniziamola poi a conoscere nella sostanza, a partire proprio dal suo cuore pulsante. Il nuovo bicilindrico parallelo fronte marcia di 776 cc bialbero, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con fasatura a 270 gradi, quindi questo lo rende un V2 virtuale. Prestazioni: 83 cavalli a 8500 giri e una coppia di 78 newton per metro a 6800 giri. Suzuki dichiara una grande quantità di coppia, però già dai medio-bassi regimi, lo vedremo poi fra poco nell'analisi dinamica. Lato sinistro della moto, per parlarvi della trasmissione: frizione con comando a cavo, è una multidisc in bagno d'olio con sistema di asservimento ed antisaltellamento. Il cambio è dotato di serie di quick shifter bidirezionale. Elettronica presente sulla nostra protagonista: acceleratore ride by wire, 3 ride mode tutti full power e 3 livelli di controllo di trazione, ovviamente ABS a due canali. Ciclistica che si basa su un telaio in acciaio, telaietto scomponibile reggisella in tubi di acciaio, così come sono scomponibili anche le pedane del passeggero. Davvero, da questo punto di vista, la sensazione di qualità percepita è piuttosto netta. Anteriore, dove domina questa bella forcella upside down firmata da Kayaba con steli da 41 mm di diametro, corsa di 130 mm, a frenare la ruota anteriore ci pensa una coppia di dischi da 310 mm morsi da pinze Nissin ad attacco radiale e 4 pistoncini. Passando al posteriore vediamo il forcellone bibraccio in alluminio, sul quale agisce, con l'interposizione di un cinematismo progressivo che provo ad inquadrarvi, il monoammortizzatore sempre firmato da Kayaba, regolabile nel precarico molla su 5 posizioni. A frenare la ruota dietro ci pensa un disco fisso da 240 mm morso da pinza ad un pistoncino Nissin. Pneumatici di primo equipaggiamento, i Dunlop Sportmax Road Sport 2 nella misura piuttosto standard 180-55 per il posteriore, mentre l'anteriore, vi inquadro anche il disegno del battistrada, è un 120-70. Posizione di guida molto naturale, dominata inevitabilmente, trattandosi di una naked, dal manubrio largo ma senza esagerazioni, con le estremità moderatamente rivolte verso di noi. Lo impugniamo, guardate, con estrema naturalezza. Davvero la distanza tra busto e manubrio è piuttosto contenuta, vedete l'angolo del gomito ben presente, a tutto vantaggio, lo sapete, di comfort e controllo. E quindi altezza sella furba, lasciatemelo dire, 810 mm, adatta per motociclisti di diversa statura. Io sono alto 1,81 m, mi permette di avere un appoggio davvero saldo con entrambi i piedi a terra, evidente anche la piega del ginocchio, ma poi a conti fatti la distanza con le pedane c'è, perché assumo in sella una postura delle ginocchia davvero comoda anche dopo diversi chilometri. Pedane arretrate ma senza esagerazione. E il passeggero, direte, allora innanzitutto vi faccio vedere la sua porzione di sella, appena più generosa rispetto agli strapuntini delle super sportive. Fra l'altro approfitto, spazio sottosella utile per lo stivaggio dei documenti e poco più. E se la sella del pilota è ampia e ben imbottita, beh, quella del passeggero, oltre ad avere dimensioni esigue, è anche un pochino dura. E poi purtroppo non abbiamo neanche appigli per le mani all'altezza del codone. E visto che il bicilindrico è caldo, fiato alle trombe, Turchetti!
lei davvero con un motore di stampo racing. Adesso l'andiamo a scoprire nel misto, in autostrada e in città. Tra le curve con la nostra GSX 8S, vi dico subito ragazzi, una moto davvero molto molto facile, per nulla fisica, tutt'altro, anche quando si alza il ritmo non richiede particolari espedienti per scendere giù in piega bella decisa, anche come in questo caso avete visto, ha invertito davvero in maniera molto veloce e posso dire di averla appena contrastata al manubrio. È ovvio che è anche una ciclistica molto attenta a quello che facciamo in sella, quindi se lo aiutiamo con movimenti del busto all'interno della svolta come in questo caso, il risultato sarà ancora dinamicamente più appagante. Serve su strada muovere anche il bacino sulla sella. Guardate, facciamo un esperimento su questa curva a sinistra, così vediamo insieme. Diciamo che potrebbe servire innanzitutto per aumentare il nostro piacere di guida, anche qua a destra facciamo lo stesso, anche perché la conformazione della sella sembra proprio suggerirci di poterci muovere nella maniera che più preferiamo. E allora sì, perché poi ci ritroviamo anche le pedane, seppur non arretrate come sulle sportive, ma in una posizione tale da permetterci la giusta spinta con l'avampiede. Nonostante questo asfalto, lo vedete, sia assolutamente disgraziato, un ottimo banco di prova da questo punto di vista, la traiettoria impostata non viene mai mollata, quindi una volta che lei scende giù in piega mantiene la linea che noi abbiamo pensato. Certo, questa sua propensione alla maneggevolezza, all'agilità, fa un po', per così dire, a cazzotti con la scheda tecnica, perché qui abbiamo un interasse di 1465 mm, quindi non il più svelto della categoria, e un canotto di sterzo relativamente aperto, 25 gradi. Eppure vi posso dire che sì, probabilmente non sarà la più agile della categoria, ma qui non solo c'è l'agilità che serve, ma per l'appunto non ci costringe a una guida fisica. Un merito va attribuito anche al setup delle sospensioni, ragazzi, fatemelo dire, vorrei dire sportiveggianti, se non sportive, comunque sicuramente in ambito stradale sportive, e soprattutto piace la forcella, perché anche quando ci troviamo, ecco, come in questo caso, a pinzare in maniera un pochino più decisa, ha un'idraulica davvero ben settata e quindi un affondamento controllato. Mentre dietro, nonostante ci sia il leveraggio progressivo, vi dico di un comportamento piuttosto lineare, quindi non avremo, nonostante ora poi ne parlo, il motore sia capace di una bella spinta ad ogni rotazione, non avremo nessuno schiacciamento così evidente del posteriore, e questo significa che la direzionalità dell'avantreno sarà sempre mantenuta su ottimi livelli. Discorso freni, davvero le esaurisco in poche parole, perché l'anteriore e il posteriore si somigliano molto, perché sono davvero morbidi all'attacco, modulabili e di potenza, soprattutto davanti ce n'è come, basta richiamare la leva con un solo dito per produrre decelerazioni piuttosto importanti, almeno in ambito stradale. E un altro vantaggio è che non ho mai sentito, diciamo, la leva diventare legnosa, nemmeno appunto quando ho insistito un po' di più. E passiamo al bicilindrico con fasatura a 270 gradi. Lo sto usando nel ride mode A, quindi quello più diretto, più appuntito. È il classico motore che, guardate, l'asfalto è umido, ragazzi, ha piovuto questi giorni, non riuscivo fra l'altro mai a provarla, mi mangiavo le mani, e nonostante questo la sua risposta, soprattutto nella prima fase quando riprendiamo in mano l'acceleratore, è morbida, convince. Per questo, provarlo a raccontare i numeri, dai 2500 giri il tiro si inizia a fare consistente. Poi ha una schiena davvero ben distribuita su un ampio
arco d'utilizzo, potremmo dire, ecco, che dai 5, meglio ancora 6.000, ci mette ancora qualcosa di su in più, e lì le variazioni di velocità iniziano a essere davvero importanti. Poi tende un pochino a stemperarsi intorno ai 7.5, ma devo dire che raggiungiamo già così velocità ben al di sotto dei 7.500 giri, anche nelle marce intermedie, velocità da ritiro di patente. Quindi inutile insistere, meglio magari utilizzarlo con uno o due rapporti in più. Guardate, adesso metto in sesta, se ruoto, bellissime le pulsazioni appena avvertibili di bassa frequenza, e lui, avete visto come incrementi in maniera decisa la velocità. Cambio dotato di quick shifter, vediamo, sono in terza, quarta, quinta, sesta, molto veloce, non così veloce come le unità più sportive, ma considerando la vocazione stradale di questa Suzuki, devo dire che la velocità è ottima. A salire anche poco contrastato, poi lo vedremo meglio cosa succede in città quando lo usiamo sotto coppia. A scendere vi faccio vedere sesta, quinta, quarta, terza, ugualmente veloce, ma probabilmente il contrasto c'è, cioè, voglio dire, essere pignoli, quasi una sensazione di gommosità al piede sinistro, ma ragazzi, qui davvero parliamo di questioni molto marginali. Nota al margine della guida nel misto. Lo sapete, la scheda tecnica recita dimensioni non così veloci per questa Suzuki, eppure è una moto sempre piuttosto agile. Voi direte, ok Duccio, rimane molto piatta di setup, quindi ti può aiutare a sentirla sempre in mano nella guida sportiva, vero? Aggiungerei anche peso, 190 kg a secco, 202 in ordine di marcia, tutto sommato sono amici della guida sportiva, ma poi vi vorrei far vedere qualcosa che ho notato, ovvero sia come sia stato fatto, a mio giudizio, un buon lavoro per diminuire il peso dei cerchi. Guardate la lavorazione degli spazi vuoti all'altezza del mozzo o all'inizio delle razze, forse lo vediamo meglio nel cerchio posteriore che ha un canale più grande. Ovviamente la mia è un'indagine sommaria, visiva, non ho messo sulla bilancia i cerchi, ma voi sapete bene come un cerchio leggero possa contribuire in maniera determinante a diminuire l'inerzia direzionale di una moto. Se poi calcoliamo che l'inclinazione del canotto di sterzo è di 25 gradi, quindi relativamente aperta, capiamo come questa moto non diventi mai nervosa, ma allo stesso tempo sia facile, molto facile da invertire. Scotto display TFT da 5 pollici, spero che si veda bene con la GoPro, sempre molto ben leggibile tra l'altro, parte velocità istantanea e contagiri. Vediamo il dettaglio del traction control, del ride mode inserito, contamarce, livello di carburante, qui sotto in basso la temperatura del liquido di raffreddamento, e poi qui possiamo scorrere facilmente con i pulsanti sul blocchetto sinistro le informazioni relative, vedete anche volmetro, o piuttosto ai due trip con associati consumi di carburante medio. Abbiamo anche l'orologio, direte, quindi Duccio c'è proprio tutto. Vabbè ragazzi, lo sapete che avessi letto anche il dettaglio della temperatura esterna sarei andato in brodo di giuggiole. A 130 all'ora in autostrada il bicilindrico si assesta a quota 5.500 giri, vibrazioni davvero assenti, ottimo il lavoro dei due contralberi di equilibratura, protezione aerodinamica ovviamente assente soprattutto per la parte superiore del corpo, il suggerimento è di scivolare sull'ampia sella e quindi inclinare il busto e galleggiare sulla massa d'aria che ci investe, così potremo avere una presa morbida sul manubrio a vantaggio del comfort e ovviamente della dinamica della moto. Discorso più positivo per le nostre ginocchia che possono godere di un ottimo inserimento tra le ampie spasature del serbatoio. Prova di ripresa in sesta, 3.900 giri, ruotiamo tutto. Ragazzi, la spinta c'è, addirittura aumenta. Dai 5.000 ho sentito assolutamente un ulteriore balzo, un risultato assolutamente positivo, più che soddisfacente. Un po' in autostradale, appena un lieve contrasto al manubrio,
lei azzecca subito l'angolo di piede ideale e non si muove dalla direzione impostata. Ed eccoci all'arduo test delle giunzioni del viadotto, la prima quasi non l'abbiamo sentita, ecco la seconda che è quella più profonda, devo dire dal punto di vista dinamico risultato ottimo, la direzione è stata mantenuta, non ho dovuto minimamente correggere, probabilmente per quanto riguarda il comfort un pochino troppo sostenuta e le sospensioni, soprattutto abbiamo avvertito un po' di ripercussione sui nostri glutei. Il segno del destino, guardate, semaforo di piazza di Ponte Milvio, inagibile e spento, quindi non possiamo prendere il nostro rosso usuale. Allora iniziamo proprio la nostra analisi cittadina dalla rampa di Via Cassia, vediamo un po' come se la chiama il quick shifter sotto coppia. Vedete, sono a 2500 giri in terza, quarta, quinta, ovviamente il motore 1900 fatica un po', sesta, allora devo dire che il cambio è risultato assolutamente poco contrastato anche sotto coppia, guardate, anche a scendere davvero un bel risultato, a salire riproviamo, veramente davvero convincente, poco contrastato anche sotto coppia. Abbiamo visto che il motore, diciamo, ha un regime soglia intorno ai 2000 giri, pur vero che ero in quinta su una rampa. Allora, decelerando, vi dico innanzitutto che c'è un buon freno motore, soprattutto fino ai 3000 giri, e aiuta tanto perché se non abbiamo una guida troppo nervosa possiamo in parte limitare l'uso dei freni. Quindi prova della rotonda, lo vedete, 14 all'ora, davanti tende appena a chiudere, ma ragazzi il risultato è molto confortante, anche perché tutto sommato la massa della nostra Suzuki è relativamente contenuta. Calore del motore, si sente spesso, soprattutto quando si rimane incolonnati, lavorare la ventola del radiatore, ma onestamente di calore non se ne percepisce se non all'altezza delle ginocchia. Vero è che ho pantaloni tecnici e oggi è una giornata, non dico fresca, ma saremo intorno ai 20 gradi. C'è effetto on-off? Con una battuta vi risponderei che c'è effetto soprattutto off, perché sono nel red mode A, di nuovo quello più appuntito, proprio perché mi piace anche in contesti urbani, perché rimane, guardate, sono 1800 giri, morbidissima la risposta quando ripartiamo. Magari invece, ecco, quando chiudo l'acceleratore, un pochino più secca la risposta alla trasmissione, l'avverto. Ragazzi, nulla di fastidioso, però in un contesto, diciamo così, piacevole, magari è una piccola sbavatura. E le sospensioni, inutile girarci intorno, gusti personali, ma in città le preferirei un pochino più morbide, baratterei a questo punto anche un po' di beccheggio nella guida sportiva per avere poi qui in contesti, lo vedete, di asfalto assolutamente disgraziato, ecco, come qua, un comportamento più confortevole. Che bello un semaforo rosso, così vi posso dire, ma non ce n'era neanche bisogno, che la frenata è davvero modulabile, quindi un gioco da ragazzi anche in contesti urbani. E poi adesso ci godiamo la frizione nella ripartenza. Verde prima, allora, discorso di una frizione assolutamente a caldo, piuttosto modulabile e con un attacco discretamente morbido. A freddo vi dico che invece, quindi nei primi due minuti, l'attacco è un pochino a volte troppo deciso, quindi facciamo un po' più di attenzione. Se siete d'accordo, facciamo la prova del parcheggio, vediamo un attimino come se la cava la nostra GSX 8S. Quindi qua per adesso è in discesa, quindi facilissimo. Vediamo un attimino invece a comandarla avanti e indietro con le gambe, e devo dire che il risultato è comunque buono, perché la sella 810 mm ci aiuta parecchio a governare la moto da fermo,
e il peso anche in ordine di marcia 202 kg è comunque piuttosto disinvolto. Sì, ma quanto consuma il bicilindrico? Mi chiederete? Allora vi rispondo, consumo medio nella prova 24,2 km con un litro di verde. Dai, diciamo un risultato più che buono. Siamo arrivati alle battute finali. Cosa mi è piaciuto di più? Aree di miglioramento. Allora, tra le positività sicuramente inizierei da questo bicilindrico, dove a mio giudizio la scheda tecnica, soprattutto negli 83 cavalli, gli rende poco giustizia, perché non si riesce a percepire dai dati il suo vigore, dai medio-bassi, proprio la sua voglia di spingere sempre con una grossissima generosità ad ogni rotazione della manetta. Pochissime le vibrazioni, abbiamo visto poi quelle che si sentono ai bassissimi regimi sono quelle piacevoli di bassa frequenza, e quindi la dinamica portata in dote anche dal setup delle sospensioni rigido, poi questo ci ritorniamo su, una dinamica tanto felice, sembra di essere al manubrio di una moto più leggera, ma soprattutto con un interasse più corto, perché davvero l'agilità non manca. E poi la frenata, che a tutto non mi dilungo, così come la posizione di guida estremamente naturale. Tra le aree di miglioramento inizierei dall'effetto off, abbiamo detto non c'è l'on off, che un pochino stempera la positività di questa trasmissione, e poi a motore freddo l'attacco della frizione forse un po' troppo deciso, e per l'appunto a mio giudizio il setup delle sospensioni in ambito urbano, dove come vi spiegavo avrei preferito avere degli elementi un pochino più scorrevoli. Prezzo 8.900 euro, personalmente lo trovo commisurato alla qualità costruttiva e percepita di questa Suzuki, ma ancor di più alle sue doti dinamiche. Ragazzi, io vi ringrazio di avermi fatto compagnia fino adesso, vi aspetto qui sotto nei commenti e ci vediamo presto. Ciao! Saluti, ringrazi, ma ti sei dimenticato il pagellone, Duccio! Meno male che qua ci sono io, che vado sempre in giro con la moto e mi ricordo le cose. Il pagellone, ragazzi, il pagellone.